Dopo aver spiegato ed illustrato tutto quello che occorre per lanciare la sfida ai colombacci in qualsiasi periodo della stagione, adesso non rimane che passare proprio a raccontarvi questa sfida. Se davvero c'è una regola universale da seguire per cacciare i colombacci nel periodo dell'apertura della stagione di caccia, è quella di individuare i luoghi dove questi giornalmente si recano a pasturare e lì imbastire la tesa che ci consentirà di insidiarli nel miglior modo possibile. Mano! Stamani proviamo a cacciare nella seccia che abbiamo visto ieri. Facciamo due tese parallele. Questi sono cimbelli che praticamente sono stati iniziati alla mansione venatoria appena 10 giorni fa. Abbiamo già cacciato con questi 3 giorni fa nella prima preapertura e devo dire che sollecitati gradualmente, insomma, si sono comportati piuttosto bene, ecco, non hanno mostrato nervosismo, non si sono buttati. Poi è anche una razza morfologicamente piuttosto, ecco, apprezzabile, insomma, che viene da Rosita Livornese e fanno la loro figura. Allora, ora si piazza qualche stampo di penna in mezzo a due stantuffi che ho messo a circa 10 metri l'uno dall'altro. In mezzo ho messo un rullo e poi ho portato anche due o tre cornacchi a mettere un po' fuori dalla tesa di penna. Ci siamo quasi, ora tiriamo, portiamo i fili nel capanno. Ora ci metto un po' di erbetta. Portiamo stanno guardando la testa di Giovanni, ora forse ritorniamo da noi, attento. Lontani? Uno, guarda, uno viene di punta, eh. Uno viene diritto, a Dai, 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 dai. Due novelli, due giovanini. Qual è stato oggi il comportamento dei colombacci? Innanzitutto non ne abbiamo visti molti, questo può essere dovuto anche al fatto che oramai è la seconda giornata di preapertura e non la prima in cui avevamo visto muoversi un contingente più grosso di uccelli, anche se eravamo in un'altra zona. E un'altra cosa è che i colombacci hanno dimostrato di credere al nostro gioco. Soprattutto nelle prime ore della mattina, ecco, dove abbiamo visto anche delle curate di non soltanto di singoli, ma anche di gruppi, ovviamente di pochi individui, ecco, ma che sono arrivati convinti sugli stampi. Sì. In questi tempi un carniere che superi anche di poco una decina, insomma, di colombi è un carniere sicuramente più che soddisfacente. Quindi, nell'attesa di vivere appunto le emozioni più forti sicuramente del passo, ci riteniamo più che soddisfatti e contenti di aver nuovamente toccato con mano la nostra più grande passione, che è quella per la caccia a colombi.